È un privilegio per me, vi ringrazio davvero, vi do il benvenuto a Napoli, anche in questa veste di vice sindaco, questa è la nostra sala giunta, quindi è un momento per noi importante e per me in modo particolare anche perché state dedicando il vostro tempo ad una storia e a degli argomenti per noi molto importanti e molto delicati. So he's saying it is an honor for him to greet you and to be able to welcome you in this room. This is the most important room in the town hall, the building that we're in. And he is particularly honored by your presence here because he very much likes the interest in topics that are so important presently, not just for the city of Naples, but also for Italy. Una visita degli studenti della CEA Study Abroad, organizzazione accademica internazionale che predispone corsi universitari in Italia a studenti provenienti da varie università americane, è stata accolta oggi a Palazzo San Giacomo. Gli universitari statunitensi avevano fatto specifica richiesta di un incontro con Raffaele Del Giudice, vice sindaco ed assessore all'ambiente, per conoscere i dettagli di una storia che lo ha visto protagonista da sempre ed in prima persona, ovvero la scoperta dei traffici della criminalità organizzata nel settore delle ecomafie. Del Giudice è stato pioniere ed è protagonista da decenni nella lotta contro crimini che fino allo scorso anno nemmeno avevano ancora una legge di riferimento e durante il lungo incontro è stato interrogato su molti aspetti della storia della Terra dei Fuochi, termine oltretutto coniato dallo stesso Del Giudice, sottolineando anche come questa vicenda vada fatta sempre vivere nelle coscienze e nella memoria di tutti e non solo qui, ma ovunque nel mondo, in quanto le pratiche criminali di smaltimento dei rifiuti sono presenti in molti altri luoghi. Gli studenti americani si sono dimostrati particolarmente interessati, ma soprattutto molto ben informati sulle vicende, sia pubbliche sia personali, circostanza che ha reso l'incontro particolarmente intenso e costruttivo. La Camorra non vincerà, non potrà mai vincere. Noi saremo molto più forti e vinceremo noi. Questo non è un'utopia, è nella realtà dei fatti.